Incrocia questi dati con tutte le località note e aggiorna la mappa. Poi chiedi un rapporto sui progressi alle squadre operative. Procedo subito. Comandante Shepard, la stavamo aspettando. Mi dia un attimo. Hadley, potresti anche raccogliere tutti i dati sul Leviatano? Mi perdoni, la mia squadra è andata a seguire i vari filoni di indagine. Io sono il dottor Garrett Brisson e questa è la Task Force Aurora. Di cosa vi occupate? Indaghiamo su leggende, dicerie, vecchie storie sui razziatori che circolavano prima che se ne conoscesse l'esistenza. Interessante, ma c'è ancora qualcuno che mette in dubbio la loro esistenza? L'Alleanza ha bisogno di informazioni sui razziatori, sui loro moventi, le loro tattiche. Qualsiasi cosa da usare contro di loro. Perché hanno incaricato proprio lei? Se l'intera galassia sostiene che qualcosa non esiste, io ho l'impulso di dimostrare l'esatto contrario. Dunque le piacciono le sfide? Mi piace la verità. Pensi che nel 2148 eravamo ancora convinti di essere soli nell'universo. Non era molto tempo fa. Ma appena abbiamo sbattuto contro la realtà, la nostra storia è cambiata. Una realtà che include anche i razziatori. Anche loro hanno una storia, comandante. E insieme a essa potremmo scoprire anche i loro punti deboli. 3 anni fa mi sarebbe tornato molto utile. Sì. Se la galassia avesse prestato più attenzione alla sua sonda Protean, forse non saremmo in guerra. Ma ora, grazie alle nostre nuove scoperte, le cose possono cambiare. Hai raccolto quei dati, Hadley? No. Parla al comandante Shepard. Sicurezza alle mie coordinate, subito! Non dovresti essere qui. Le tenebre sono impenetrabili. I registri di transito indicano che il suo nome è Derek Hadley. Lavora qui da qualche mese. Shepard, ho rilevato un allarme SSC lanciato a queste coordinate. Hai subito danni? Tutto ok, però potresti aiutarmi a risolvere questa faccenda, Ida. Passa al setaccio i database di questa task force. Scopriamo a cosa stavano lavorando. Eseguo. Cosa? Io... Che succede? Me lo dica lei. Io... stavo raccogliendo i dati quando è arrivato, poi... era tutto buio, freddo, come se fossi distante. E poi? Non lo so, io impugnavo una pistola, il dottor Brisson e poi un boato. Quando gli ha sparato? Non sono stato io, glielo giuro, deve credermi. Allora chi è stato a premere il grilletto? Di sicuro non sono stato io. Comandante, noto evidenti analogie con l'indottrinamento. Indottrinato? Io? E riguardo al Leviatano di cui parlava Brisson, cosa c'entra? È una specie di creatura. Le nostre squadre operative sono sulle sue tracce. Quel manufatto l'ha trovato un nostro ricercatore, Garnot. Ha mandato un messaggio a lui, se vuole. Ah! Che le prende? Desisti. Di che sta parlando? Le tenebre sono impenetrabili. Maledizione! Portalo in clinica, forse laggiù capiranno cosa gli è successo. Agli ordini. Guarda qui, comandante. Un messaggio inviato dal dottor Brisson all'ammiraglio Hackett. Dottor Brisson, ci sono novità? Ammiraglio, riguardo al Leviatano di Dis su cui stiamo indagando, forse abbiamo scoperto qualcosa. Mi dica tutto. Circa 20 anni fa, i Batarian trovarono il cadavere di un razziatore morto in battaglia. Poi insabbiarono tutto e ne negarono l'esistenza. A parte questo, forse dovremmo chiederci... chi o che cosa avrebbe potuto uccidere un razziatore? Esattamente, il vero Leviatano. Indaghi più a fondo. Proseguo le sue ricerche e mi tenga aggiornato sui progressi. Segue un altro messaggio di poche settimane dopo. Ammiraglio, i razziatori sembrano interessati al Leviatano tanto quanto le mie squadre operative. Il Leviatano deve essere una sorta di predatore dominante, capace di uccidere i razziatori. E questo li ha messi in allarme.
Se lo trovassimo, potremmo rovesciare le sorti della guerra. Richiedo ufficialmente l'invio di unità di supporto. Accordato. Ora questa è la nostra massima priorità, dottore. Lo trovi. Dovevamo essere noi le unità di supporto accordate. Un essere capace di uccidere un razziatore potrebbe creare grossi danni collaterali. Considerato lo stato del conflitto, tuttavia, il detto «il nemico del mio nemico è mio amico» risulta appropriato. Questo potremo dirlo solo dopo averlo trovato. L'assistente di Brisson ha accennato a un messaggio inviato da un ricercatore. Potrebbe esserci d'aiuto. Deve essere il manufatto di cui parlava l'assistente. Ed ecco il messaggio. Dottor Brisson, sono Garnot. Ti invio il manufatto che ho trovato. E a dire il vero, è l'unica cosa che ho trovato. Potrò sbagliarmi, ma sono convinto che il Leviatano sia passato di qui. Ora dovrò fare due calcoli e spendere gli ultimi fondi per raggiungere la prossima meta. Forse posso ricostruire i movimenti del nostro ammazzarazziatori. Ti contatterò al mio arrivo. Pare che Garnot possa condurci al Leviatano, anche se non ha specificato la propria meta. Allora concentriamoci su ciò che ha detto. Pare stesse estrapolando il tragitto del Leviatano. E stesse facendo due calcoli. Non viaggiava alla cieca. Aveva dei dati. In notevole quantità, a giudicare da questo ufficio. Come possiamo trovare qualche indizio? Brisson e i suoi colleghi dovevano usare una mappa con un programma di ricerca per rintracciare il Leviatano. Potrebbe aiutarci a trovare Garnot. La mappa può mostrarci la meta di Garnot? No, ma determinando i dati usati da Garnot per individuare il Leviatano, forse potremmo risalire alla sua ubicazione. Significa? Stando al messaggio di Brisson, i dati sulle attività dei razziatori sono criptati. E diceva di avere molto a cuore il cifrario. Brisson era interessato agli avvistamenti più misteriosi. Brisson non si limitava a catalogare gli avvistamenti. Cercava di estrapolare un tragitto. Forse lo stesso che ora sta seguendo Garnot. Ida, puoi aggiungere un filtro di ricerca che includa i sistemi lungo questo tragitto? Aggiungo il filtro di ricerca. Puoi consultare i risultati direttamente sulla mappa. Che sia un frammento di meteorite. Per lui doveva essere un oggetto di grande rilevanza. Suggerisco di analizzarlo più da vicino. Un campione di meteorite. Con tracce di elemento zero. Potrebbe interessare al Leviatano. L'elemento zero non si consuma durante i viaggi iperluce, ma decade dopo alcuni secoli di uso continuato. Se è abbastanza antico, anche il Leviatano ha bisogno di rifornirsi. Ok. Può impostarmi un filtro di ricerca basato sui giacimenti di elemento zero? Aggiungo questo parametro alla mappa galattica. Marzo 2186. Mi sto occupando dei Rachni. Le loro attività durante la guerra dei Rachni suggeriscono un'influenza esterna. Ma le date non coincidono. E i Rachni non avevano innesti dei razziatori. E se il Leviatano intendesse usare i Rachni contro i razziatori? Che ne pensi, Ida? È possibile che la squadra di Brisson stesse usando i dati sui Rachni per localizzare il Leviatano? Se trovassimo dei dati sui movimenti delle antiche navi Rachni, la nostra ricerca sarebbe più accurata.
Sono avvistamenti di navi identificate come appartenenti ai Rachni. Puoi aggiungere un filtro in base a questi avvistamenti? Aggiungo subito il filtro. Di Anne Brisson, anni 9. I registri indicano che ora Anne ha 28 anni. Lavora per l'Alleanza. Brisson diceva di avere molto a cuore il cifrario, quasi fosse una persona cara. Ipotesi suggestiva, ma non rilevo alcuna traccia del cifrario in questa opera. La Sovereign, l'avanguardia della nostra distruzione. Non ti è andata granché bene, eh? Come da lei richiesto, dottor Brisson, trasmetto alla Task Force Aurora le comunicazioni Batalion intercettate relative al Leviatano di Dissa. La corazzata è in custodia, comandante, ma i Salarian potrebbero aver registrato qualcosa. Il nostro ambasciatore negherà tutto. Voglio un'analisi preliminare. Risale come minimo a milioni di anni fa, con tecnologia che surclassa quella del Consiglio. Eccellente. I nostri scienziati lavoreranno giorno e notte affinché l'egemonia ne apprenda i segreti. Un'ultima cosa, comandante. Il vero Leviatano di Dis, l'essere che distrusse questa nave, è ancora in un luogo imprecisato. Irrilevante. La nave è la nostra priorità. Il resto della galassia non deve sapere nulla del Leviatano di Dis. Non è mai esistito. Un'altra opera giovanile di Anne Brisson. Un momento. Oh, ma guarda un po'. Posso impiegare questi numeri per elaborare un cifrario? Perfetto. Torniamo al datapad che abbiamo trovato prima. Omicidi in cui il presunto assassino non aveva un movente e mostrava chiari sintomi di amnesia. Come l'assistente di Brisson. Credi che Garneau monitorasse tutti i crimini di questo tipo? È possibile, però dovremmo associare date e località esatte a tali crimini. Un elenco di crimini con indicazioni su date e località. Puoi filtrare quelli con una presunta amnesia dell'assassino? Lo aggiungo subito. Decrittazione riuscita. Analisi dei dati. I movimenti non corrispondono alla procedura di invasione standard. I razziatori stanno cercando qualcosa. Ne scommetto che lo sa anche Garneau. Puoi impostarli come filtro di ricerca. Eseguo. Attività dei razziatori. In base ai risultati della ricerca, Garneau si trova in uno di questi 5 sistemi. Ho contrassegnato le località sulla mappa della Normandy. Possiamo andare se non intendi perfezionare ulteriormente la ricerca. Avvistamenti misteriosi. Tre possibilità. Giacimenti di elemento zero. Abbiamo un risultato. Lo visualizzo sulla mappa. Bene, ora troviamo Garneau.